Come mi sento io in relazione ai 10 comandamenti? Io nelle panni dell'avvocato di Dio Padre, che riconoscendosi come nel primo dei comandamenti, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, attribuisce, rivelando a ogni uomo, di essere l'unico, solo creatore di tutta l'opera uscita da Dio, come una sua ideazione spirituale, essendo nulla di materiale alla base di tutto il mondo materiale che noi vediamo. Dio si attribuisce il ruolo di creatore di questa infinita creazione, infinita da tutti i punti opposti nel tempo da cui la si immagina, il futuro e il passato. Attraverso una creazione bilaterale nei due opposti versi al presente, in una linea di tempo di cui Dio Padre è il creatore, è l'unica origine e di conseguenza anche l'unico vero responsabile di tutta l'opera divina. Dio Padre si assume con questo la responsabilità della sua opera davanti a tutti gli uomini e la fa sua, dicendo che io sono l'unico creatore, non ne avrete un altro. Voi uomini immaginerete di essere creatori e lo sarete, ma in una funzione secondaria, attraverso la percezione uguale e contraria di un respiro di Dio, ossia di un disegno della sua anima uscito in un infinito e che da questo infinito rientra, ritorna a essere tutto in potenza, nel suo stato finale e definitivo. Ma in questo verso a ritroso del disegno che rientra nella sua origine divina, trascendente il disegno, l'unico modo di dare parvenza di responsabilità e di creazione, ma relativa, è quella di concedere a parti incluse nel disegno di animarsi e poter andare nel senso inverso al disegno, come accade in un fiume, la cui acqua sta andando tutta verso il mare, e che se l'uomo o chi è contenuto in questo fiume si lascia andare e portare dalla corrente, arriva al mare. Ebbene, è concesso all'uomo di esistere lì, fermo apparentemente in relazione all'ambiente esterno al fiume, nuotando controcorrente. Nuotando controcorrente alla stessa velocità del fiume, il soggetto relativo, come un pesciolino, rimane sempre lì, nello stesso posto, immaginato come una sezione, quella presente nel fiume, e
mentre l'acqua discende, il soggetto la vive tutta nuotando nel senso inverso alla corrente. Il futuro che arriva a ogni uomo è lì, che si muove verso di lui, come l'acqua che ancora non è arrivata, ma a mano che l'acqua arriva al soggetto, il soggetto, percorrendola nel senso inverso, in un certo senso ha modo di farla sua, la adotta come il suo ambiente di vita, come la sua esistenza libera e volontaria, che intende fatta da sé, ma che in effetti è un'acqua che va verso il mare e è percorsa nel senso inverso alla direzione dell'acqua. E quella che è vissuta è la stessa acqua che viene verso l'uomo. Tutto il prodotto reale dell'uomo viaggia verso il mare, contenuto nell'acqua che è portata via. L'uomo ha incontro a sé non i suoi gesti e le conseguenze dei suoi gesti, ma la contrapposizione unica all'acqua che viene. Ma Dio non ha creato una concatenazione che non esista, ha creato una vera e propria concatenazione, appoggiandosi alle quantità. Il Dio spiegato da me, il Dio Padre che fa sua tutta l'opera, ricorda all'uomo che lo stesso uomo, nella sua scienza, è arrivato a comprendere che la natura si esprime per quanti elementari, ossia per valori numerici che si esprimono come quantità reali. E sono le 66 per 10 alla meno 35 energie unitarie in Joule che esistono per un secondo. Questi 66 quanti sono l'intera natura che avvolge l'uomo. La avvolge da sei versi simultanei, quelli che in una scomposizione cartesiana della realtà si esprimono lungo tre linee perpendicolari chiamate X, Y e Z e nei due versi percorribili in ciascuna di queste tre linee, quindi in sei versi, tanto che 66 diviso per sei versi determini un 11 su ogni verso, e questo 11 in ogni verso è quella unità del sistema binario che, tradotta nel sistema decimale, diventa di 10 unità. 10 come il valore unitario del ciclo e 1 nella sua unità di esistenza nel tempo. Di conseguenza si crea già una contrapposizione ideale in questo modo tra lo spazio e il tempo. Mentre lo spazio è letto in un verso, il tempo è la lettura dello spazio nel verso opposto, tanto che mentre lo spazio è letto 10, il tempo è letto 0,1 ed è un decimo del tempo 10, il suo inverso anche messo in relazione all'unità, tanto che il 10
sia 10 volte 1, mentre il decimo sia 1 diviso per 10 volte. E creando in questo modo una reciprocità tra lo spazio e il tempo. È una fondamentale scomposizione di tipo qualitativo affidata unicamente ai numeri, alle quantità. E lo abbiamo visto, il quanto elementare ha una unità che si muove interamente di 10, ma che in sostanza è l'unità che percorre a ritroso 10 quantità di flusso del fiume della realtà che, venendo verso l'uno, sono ripercorse dall'uno nel senso inverso e sono la natura fatta propria. Ecco, in questo modo quantitativo Dio Padre si assume la responsabilità di avere realizzato ogni cosa. Sì, attraverso i numeri, e deve spiegare anche come abbia fatto a realizzare una presenza e nei due versi opposti, da una parte il futuro e dall'altra parte il passato, infiniti tutti e due, ricorrendo ai numeri, inventando una operazione matematica infinita che sia definita come operazione, ma che diventi infinita quando un soggetto si applichi ad eseguire realmente, ponendo in atto la divisione contenuta in un puro rapporto. Quale deve essere la divisione? Se lo spazio è 10 e il tempo è la sua lettura in senso inverso, 0-1, mettendo in riscontro lo spazio senza il suo tempo, 10 senza 1 determina in 9 la quantità assoluta di spostamento tra le due presenze, quella 10 dello spazio e quella 1 del tempo, tanto che sottraendo il tempo unitario 1-0-1 allo spazio 10, resti unicamente la percorrenza, il possibile tragitto, e dividendo in questo modo il ciclo per il tragitto unitario, che è 9, da 10 diviso 9 si ottiene il risultato di una divisione infinita pari a 1,11111, in cui il tempo è sempre un decimo, il tempo della presenza, tanto che un solo decimo, tanto che, poiché questa operazione è fatta in eterno e dura in eterno, mentre si approfondisce la divisione andando sempre più nel piccolo, accade che si sposta la virgola e quindi, ponendo l'inizio virtuale di questo nella divisione 10 diviso 9, nel primo tempo abbiamo 1, solo la presenza dello spazio, nella presenza unitaria di tutto il tempo, perché con il risultato di 10 diviso 9 uguale 1,
c'è l'unità dello spazio e del tempo, l'unità dello spazio-tempo. E se noi immaginiamo di assegnare dei nomi e dei connotati allo spazio e al tempo, quando essi sono unitari, abbiamo un metro e un secondo, per come l'uomo li ha definiti unitari nel sistema internazionale, o metro chilo secondo, MKS. Quindi quella presenza 1, che è il frutto della divisione di 10 metri per un secondo, porta all'unità di un metro al secondo come il primo momento. Nel secondo momento, poiché la nostra realtà è sempre binaria, si attua il residuo di un decimo, che è già contenuto come quel resto indivisibile nella divisione di 10 per 9, che determina come resto 1, con resto 1 che è un decimo dell'unità posta 10. Quindi il risultato nel secondo momento di calcolo, che considera il resto di un decimo invisibile, indivisibile, è 10,1 e quantifica la quantità del tempo, tanto che il risultato in questo momento binario del calcolo, che comprenda visivamente lo spazio e il tempo, mostra 1 come lo spazio-tempo e ,1 come solo il tempo dell'unità. Infatti è 1 più un decimo, e in questo modo abbiamo la presenza 1 di quanto è diviso e un decimo di resto dell'unità. Nel terzo momento di calcolo, quando arriveremmo a 1,11, poiché non possiamo avere la presenza simultanea di 3 enti, ma solo di un decimo, la virgola si sposta di una unità e diventano 11,1. In questo modo la condizione del presente rimane data dalla virgola e 11 quantità virgola 1 rivelano uno spazio che è diventato tutto il ciclo unitario di 10 unità e il tempo che è sempre un decimo. A mano che tempo dopo tempo di calcolo si esegue questa divisione, succede che mentre lo spazio intero diventa sempre incrementato di una unità, il decimo rimane sempre decimo, e quindi passeremo a 111,1, a 1111,1, e la posizione del presente sarà sempre lì, determinata dalla virgola, con una posizione intera decimale come la presenza decimale dello spazio-tempo, mentre dall'altra parte tutto il numero sarà unitario, in modo tale che il risultato della operazione sia sempre definito e otteniamo una quantità intera che si moltiplica sempre per 10 a mano che la quantità della presenza si riduca per 10 attraverso lo spostamento della virgola. In questo modo l'infinita divisione porta all'apparenza di uno spazio di tipo Big Bang, ossia che si
mostra sempre ingrandito, e di un tempo che è sempre virgola 1, ma è sempre ridotto di un decimo a ogni tempo. E a livello del presente la quantità è sempre la stessa, perché mentre cresce il numeratore e assume un valore immenso, il tempo di quel valore è sempre un decimo, e di conseguenza è una apparente inflazione dello spazio che diventa sempre più grande, mentre il tempo si riduce sempre di più nel suo valore di durata nel tempo. E accade come accade quando un fotografo esegue di notte una fotografia. Potrebbe avere dei fari che illuminano a giorno quella notte, tanto da poter avere la luce che gli serve per eseguire la fotografia. Oppure, se ha poca energia, può concentrarla in attimi in cui, per la durata minima in cui l'energia si pone in atto, è in grado di assumere una quantità di luce apparentemente e visivamente immensa. C'è la flashata, e l'energia sempre uguale di una piletta, se si scarica, ossia si distribuisce in un tempo di una certa durata, è in grado di poter emanare una luce fioca. A mano che la durata si riduce, la quantità di luce è sempre apparentemente più grande. E questo è l'effetto reale prodotto con la luce quando noi eseguiamo lo spostamento di quella virgola e riduciamo il tempo in cui l'energia si scarica a un valore di durata di impulso sempre più breve, e l'energia appare sempre più concentrata, sempre più grande. È l'effetto capace di illuminare per un istante a giorno un locale, e il fotografo può eseguire quella fotografia. È lo stesso effetto che è prodotto con il laser. Un raggio laser riesce a concentrare in un istante brevissimo di tempo una grande quantità di luce, di fotoni, di elettroni, e questi pacchetti così fitti che vengono lanciati nella durata minima che li ammassa in grande quantità, mentre li ammassa in luce, li ammassa anche in calore, e è possibile ottenere una quantità di calore così grande che un raggio laser è in grado di farsi strada in un blocco di metallo e tagliarlo, fonderlo. Ecco, a ciò si arriva rendendo sempre più breve il tempo nella sua durata e trasferendo l'energia tutta nella quantità riferita al tempo. A mano che noi portiamo la virgola sempre più da una parte, concentriamo
la presenza nel valore unitario che c'è dall'altra parte e si crea infinita energia apparentemente nuova, perché quella luce della piletta potrebbe illuminare pochissimo, ma se è uno di quegli oggetti che sono i giocattoli di oggi, che producono un laser, proprio questi impulsi di luce che viaggiano nel tempo, questi pacchetti hanno una tale energia che si vedono i risultati. Ecco, l'energia è sempre quella. Non esiste, perché il rapporto è creato dissociando il nulla in due entità opposte che poi attuano l'energia relativa tra un elemento e l'altro elemento. Ed è in questo modo che Dio Padre riesce a creare tutta l'energia che esiste nel mondo, attraverso la dissociazione del nulla, ossia del puro spirito di una idea divina, che, trasformandosi nella divisione in atto della stessa cosa, ma osservata in versi opposti tra di loro, come il 10 e lo 01, attraverso questo intervento divino sul nulla, è in grado di fare uscire tutto dal nulla, di creare tutto dal nulla, e come un tempo infinito, dedotto dalla divisione di 10 diviso 9, che è infinito se cerchiamo una fine possibile a questa divisione, e non esiste, perché è una divisione il cui suo calcolo, per quanto definito sempre da unità, è tuttavia infinito. E quando, volgendoci dal lato opposto, nel verso opposto a cui quella divisione è giunta, ed è un 111,1, ma osservandola nel verso opposto, noi scopriremmo che la presenza del tempo in cui l'uomo è minima, mentre invece è massima la quantità che c'è dall'altra parte. Basta rovesciare l'ordine di percezione dell'esistenza umana e apparirà all'uomo che prima esiste una quantità enorme di tempo fino all'arrivo dell'uomo, e se immaginiamo in un anno virtuale la presenza di tutto ciò, avremmo la percezione che prima dell'esistenza dell'uomo ci siano 565 giorni e che verso le 3 del pomeriggio comincia a comparire l'uomo, per esistere poi nel suo insieme finora, immaginando l'ora alla fine di questo anno, verso le 3 del pomeriggio. Allora comincerebbe a esserci la presenza dell'uomo, che in tutto questo tempo immaginario, dall'immaginario momento dell'inizio del calcolo fino alla fine, porterebbe una preesistenza prima dell'uomo di quasi tutto l'anno, perché all'uomo e alla sua presenza nella storia del divenire rimarrebbe soltanto il tempo della sua evoluzione dalle ore 3 alle ore 24 di quel giorno. Ma questo accade soltanto perché la presenza rimane sempre quella legata al valore decimo dell'operazione che noi stiamo facendo. È da quell'interno decimo che noi stiamo osservando tutto il resto. E poiché la presenza di un numero infinito, 0,1, è vista lì
Da quella posizione tempo della unità posta dopo la virgola, vediamo tutto il resto come il passato del calcolo. E arriviamo a dire che prima di arrivare a questa presenza c'è stato un tempo passato infinito e che l'uomo si è presentato nell'insieme dell'operazione soltanto alle 3 del pomeriggio dell'ultimo giorno. Ma ciò che sembrerebbe vero è unicamente l'effetto del calcolo presente che l'uomo sta facendo ora ed è frutto suo, perché a mano che l'uomo ritorni nel suo passato, tutto quel tempo infinito di questi uno che esistono dall'altra parte si riducono. E quando l'uomo comincia finalmente a rendersi conto del calcolo che sta facendo, tutto quell'infinito universo si è ridotto alla quantità 1,1 ed è virtualmente sparito, tanto che alle 3 del pomeriggio l'uomo si renderebbe conto di essere arrivato al limite estremo di quel Big Bang, un Big Bang ottenuto solo per calcolo. Ecco come l'uomo sbaglia quando, vedendo il supposto divenire del mondo come il frutto di un calcolo, ma che rende oggettivo, e vedendo le trasformazioni in atto, immagina l'esistenza vera di un mondo prima dell'esistenza dell'uomo che lo realizza per calcolo, confonde il soggetto con l'oggetto. Pensa che prima di esistere lo spirito capace di attuare questa idea divina, esista il risultato di questo calcolo e arriva alla concezione oggettiva e sbagliatissima di un mondo materiale che esista prima dell'esistenza dell'uomo che lo immagina e che quindi per miracolo a un certo punto in questa oggettività nasce la vita, che poi evolve e diventa animale, che poi evolve e infine diventa uno scimmioide, da cui poi infine finalmente ecco l'uomo. Questo è quello che appare allo spirito proprio nella esecuzione di questo calcolo. A mano che il soggetto lo fa, si creano spazi infiniti di un lontano passato che sono solo il frutto del momento presente del calcolo che ha creato questo Big Bang dall'altra parte, ma come il frutto del calcolo. Ecco, io come avvocato del padre vi sto dando le ragioni e le dimostrazioni di come dallo spirito, attraverso la possibilità di un calcolo matematico, possa scaturire il mondo quantitativo e la quantità base che l'uomo stesso ha individuato nel quanto di Planck. Io come avvocato di Dio vi ho dimostrato da che cosa deriva il quanto di Planck, in quell'11 che esiste in ogni verso. Deriva proprio dalle 10 unità che sono l'ideazione di Dio, da quell'insieme di 10 e 01 che sono la dissociazione
dello zero in due quantità uguali e opposte di immaginazione, ed è una immaginazione divina che ha la capacità di essere percepita in modo reale. Percependola in modo contrario al vero, ossia nel modo della presenza del tempo 0-1, quando invece il quanto che è presente è 10, l'uomo è messo in condizione di avere quel 10 come il percorso 9 della presenza 1. Ed ecco che immediatamente nasce un possibile percorso dinamico che l'uomo possa fare. Ma è una pura parvenza, perché quel percorso 9 non è altro che il ciclo 10 arretrato di 1, mentre nell'altro verso da 0 si avanzava di 1. La simultanea presenza rispetto al ciclo di un avanzamento di 1 e di una retrocessione di 1 dal limite 10 crea quei due valori contrapposti di 0 più 1 e 10 meno 1 che, se sono letti in modo dissociato, ossia attuando la percezione di un verso alla volta, valutati nel verso positivo, si chiamano più 1 e più 9. Ma questa lettura è la prima lettura, quella in positivo, che da 0 porti a 10. È un arbitrio della ragione umana che è stato concesso di avere all'uomo, perché in vero non è uno che va a realizzare il 10 attuandolo attraverso 10 movimenti. È proprio vero il contrario. È il 10 che sta ritornando verso 1. È il flusso 10 di questo fiume che arretra verso l'1 e a mano che lo incontra è letto come è letto una stringa binaria dei dati del DVD che siano 10 e che a mano che passano sono letti nel verso opposto. Quindi la lettura di ora che l'uomo sta facendo è riferita ad un disegno che sta rientrando nella idea pura di Dio, quel Dio che in me vi sta dicendo il vero e sta assumendo su di sé la responsabilità del decalogo che Dio vi ha dato per regolare poi tutta la legge in virtù di questo 10 che è un insieme di valori che però valgono solo in uno, ed è questo primo fondamentale decreto del primo del comandamento: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Ecco qui, la stringa a mano che andrà avanti mostrerà la possibile evoluzione di tipo di divenire di questa unità che a mano che è letta a rovescio dall'uomo consente all'uomo di illudersi, di avere delle libertà, di poterle contravvenire. Ma tutto quello che l'uomo immaginerà di fare non è altro che quello che Dio sta disfacendo. Di conseguenza, in questo modo assolutamente virtuale, non esiste il male, non esiste il bene, non esiste altro che una pura idea divina in grado di porsi in atto attraverso l'apparente
facimento di qualcosa che sia in disfacimento. Ed è in questo modo, attraverso l'attuazione del principio fondamentale della fisica chiamato azione e reazione, la vera azione apparente dell'uomo è quella di seguire le indicazioni di un disegno che si disfa e volerle invece fare. È proprio quello che io come Dio ho fatto scrivere sulla Bibbia. L'ordine divino dato ad Adamo di lasciarsi fare interamente da Dio e di non voler fare nulla che Dio non voglia. E c'è una sola cosa che Dio non vuole: che l'uomo contravvenga al volere di Dio, che si limita all'ordine non mangiare una mela di quell'albero del giardino in cui tutto è tuo. Quella è la mela dell'albero della vita, della conoscenza del bene e del male. Se tu la mangi, conoscerai il bene e il male e leggerai il disegno che sta ritornando tutto a Dio nel modo che gli attribuisci bene e male, valore e disvalore. E leggendolo in questo modo, tu spesso sarai atterrito da questo disegno. Ti vergognerai del tuo essere, tanto che nudo prima, ma immacolato, avrai vergogna di te e ti coprirai. Diventerai povero, piccolo, di fronte a quest'opera divina che sta rientrando in se stessa e nell'idea che il tuo compito sia di volere fare quello che si sta disfacendo, vai incontro a un'opera superiore alle tue forze, perché tu stai soltanto ricevendo quello che si disfa e hai solo l'impressione di fare quello che il disegno nel suo disfacimento ti consente di poterlo vedere nel suo apparente farsi. E avrai le condizioni che saranno espresse dai prossimi 9 articoli di questo mio decalogo. Ma in questo primo mio intervento io assumo la responsabilità fattiva di tutto l'universo e ho spiegato in che termini esso è fatto, infinito come lo vedete, e scientifico come lo vedete nei quanti in cui esso vi appare, e sono quanti, quantità risultanti da un calcolo assolutamente puro di un ciclo che è fatto di 9 spostamenti. In questo modo voi poi avrete la concretizzazione di un percorso che nel suo insieme si presenti anche diviso in 3 versi componenti, perché la quantità ideale, uguale e distinta, che comprende me come un volume, ossia lo spazio intero che voi conoscete, che è il volume contiene tutto, riga, linee, curve. Il volume è l'idea dello spazio completo di Dio. Ma questo volume voi lo vedrete in 3 modi fattivi, perpendicolari tra di loro e attraverso la dissociazione di interventi chiari e precisi.
perché in questo termine fattivo legato al vostro essere di uomini, che apparirete fatti da padre e madre e figlio, questa trinità di componenti che crea ogni figlio e attraverso poi il legame tra i figli saranno generati altri figli, questa trinità di questa famiglia composta di padre, madre e figlio, figlio, figlia, l'importante non è tanto il padre o la madre, quanto il numero delle parti che devono generare il tutto. Sono due parti fondamentali uguali ed opposte. Io ve le ho dimostrate, sono 10 e 01. Sono maschio e femmina ed è dal loro incontro, dalla loro interazione che nasce poi il risultato in atto di questo amore che, dissociato, tenta di rientrare in unità. Ecco che cos'è l'amore. Quanto tenti di riunire quello che è stato diviso in due contrapposizioni. E nel contesto umano sono i due sessi, di maschio e femmina, che divisi tenteranno di ripristinare la loro unione attraverso il sentimento, attraverso il corpo. E in questo modo all'uomo sarà dato sentimento e corpo, in modo che l'evoluzione accada come il risultato dell'incontro sia dei sentimenti sia del corpo nella composizione ideale di questa struttura, che può anche diventare nel tempo una risoluzione unicamente affidata al corpo, ma a mano che ciò accadesse e accadrà nel tempo, il significato di amore diventa sempre più un significato estraneo al disegno limpido e puro in cui Dio, maschio e femmina, li creò. E dal loro amore venne frutto. Queste tre linee sono espresse in termini di numeri. Maschio è 10 e femmina è la stessa lettura, ma soltanto nel verso, in verso di 01. Da 10 e 1 il figlio è il decimo dell'unità, quel frutto che accade quando con la virgola ci mettiamo il risultato del decimo. Il decimo è il figlio. E quando nel disegno di Dio io vi sto ordinando con il decalogo la parte da destinare ai miei figli che faranno il volere di Dio, saranno le decime, proprio perché il valore di tutto ciò è legato al 10, all'1 e al decimo. Sono tre livelli e sono tre generazioni numeriche, perché c'hanno il decimo, c'hanno l'unità e c'hanno la decina. Voi li vedrete espressi sempre in tre generazioni di figlio, padre e nonno. Io parlo al maschile perché intendo esprimere tutto nell'ordine della iniziativa, e l'iniziativa, per come Dio l'ha concepita, è di tipo maschile, perché anche nella determinazione della vostra vita ci sarà uno spermatozoo che in una lotta tra spermatozoi riuscirà
a raggiungere l'ovulo come il suo risultato della sua vittoria, della sua intraprendenza. Quindi, poiché l'essere umano tra ovulo femminile e spermatozoo ha da una parte un ovulo che è solo lì in attesa a contraddistinguere il sesso femminile, la donna è collocata come chi deve ricevere il risultato di questa gara tra i maschi, tra gli spermatozoi, di cui uno solo riuscirà a vincere la concorrenza degli altri. Quindi l'iniziativa divina è collocata nel sesso maschile, proprio perché è nel sesso maschile che c'è tutta la gara per la conquista della vita. E la conquista della vita dell'uomo è la donna, che è lì ad attenderlo. La donna, nel corso del tempo, quella che io immagino, è che sarà sottomessa all'uomo, grazie alla forza poi e all'arbitrio dell'uomo, che sfruttando la sua maggiore forza costringe la donna al suo volere, a mano che nel mio disegno il valore della forza è sempre sostituito dal valore della ragione, arriverà un momento in cui la forza non prevarrà di più e di conseguenza la donna e l'uomo saranno uguali, avendo la stessa forza, e accadrà anche che nella iniziativa sarà la donna a prendere il dominio della situazione se attua forme di matriarcato secondo quel potere che è concesso alla donna quando da mamma ha l'arbitrio di ogni figlio che esce da lei. La capacità della donna di incidere è fondamentale, perché se è vero che è rimasta lì ad attendere la gara tra gli spermatozoi, quando poi il frutto unitario è costruito nel suo seno, è lei la mamma e non il padre. Il padre ha solo da lottare per la famiglia, è preso come uomo da tante altre idee, ma il centro vero della famiglia diventa la donna per il suo aspetto materno. Ed è in ciò che c'è l'equilibrio tra tutta la creazione fatta dall'uomo. La donna, nelle tre generazioni espresse in linea di decimo, unità e decina, è il valore unitario. La donna è in mezzo lì tra il figlio e il padre, ed sarà espressa perfettamente dalla madre di Gesù Cristo, che è madre ed è Spirito Santo, moglie, sposa dello Spirito Santo. E Dio Padre è a sua volta chi la supera in questa condizione, che ha nei numeri solamente delle pure gerarchie, perché 11,1, che presenta un'apparente potenza del 10 sull'unità e sul decimo, è di questo tipo semplicemente perché l'uomo vede tutto ciò in prospettiva. Parte dall'uomo che va verso la donna, e il risultato che è ancora posto dopo è quel figlio decimo. È semplicemente una questione di prospettiva, prospettiva della forza, ma il valore sostanziale, rappresentativo di tutto ciò, è quel valore collocato in mezzo, e nel giusto mezzo tra tre generazioni c'è la mamma, collocata tra un padre e un figlio.
quel sesso femminile che, contenendo in sé i due aspetti, è quello più equilibrato, quello più armonioso, anche quello più bello. E l'uomo, vedendo la sua bellezza, avrà l'immagine di Dio. L'immagine di Dio, termine maschile, ottenuto attraverso una figura femminile. Ed è in questa l'armonia unica di un Dio che, se si è diviso in maschio e femmina, se si presenterà a voi nel nome Dio e nel sesso maschile, non è un uno, ma è una trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo, in cui il Padre è 10, lo Spirito Santo della donna è 1 e il Figlio è 10. Umanamente voi conoscerete l'incarnazione di due figure divine: lo Spirito Santo attraverso la Madonna e il Figlio Gesù Cristo. Tutto è finalizzato al Figlio, e vedrete che la Madonna, fino a quando vivrà, non farà altro miracolo che quello di essere la serva del Signore per la generazione del Figlio Divino Gesù Cristo. Ma passerà il tempo e la Chiesa voluta dal Figlio riconoscerà nella Madonna la Madre di Dio, e sarà la Madre di Dio. E quando l'uomo arriverà a dire: ma Dio è uno ed è rappresentato da Gesù Cristo, dovrete fare i conti con il fatto che Dio è uno e trino, perché anche se nella storia umana c'è la dissociazione in tempi di creazione, per cui la mamma è prima del figlio, Padre, Figlio e Spirito Santo sono un solo essere unitario. Padre e madre sono un solo essere unitario. Padre e figlio sono un solo essere unitario. Come il volume è un solo essere unitario che ha tre lati componenti. Ecco, come voi non potete dissociare un volume da tre lati componenti, così voi non potete dissociare l'unità di Dio posta nel volume. E l'ideale volume di Dio sarà un cubo per il quantitativo pulito, nudo, di tre interazioni, ma sarà una sfera quando, volendo ridurre tutte le spigolosità che esiste nel cubo, sarà introdotta una giornata aggiunta all'opera di Dio, in cui Dio si riposa. E mentre prodotte dalla Trinità, che agisce nel 10, c'è come risultato il 7 giorni, questi 7 giorni ne toglieranno uno, che sarà il giorno del riposo di Dio, perché il lavoro sarà affidato solo a 6 giorni, che sono il verso in avanti, il verso indietro, il verso a destra, a sinistra, sopra e sotto. Sono 6 linee di avanzamento. Considerate un giorno ciascuna, perché è il giorno, il tempo del vostro tempo, cari uomini. Di conseguenza, i 6 giorni del lavoro si esprimono nei 6 versi in cui esiste il 10. Il tempo unitario è 1, esistono 11 su ciascuno dei 6 giorni al lavoro, il totale è il 66 dei quanti di Planck. E la dimensione sarà legata ai 7 giorni di lavoro.
ma poiché sono divisi in futuro e passato, il valore medio è il 35. Di conseguenza, questo 35 che esiste sulla base del ciclo 10 assegnato da Dio per creare il mondo attraverso 10 noni, avrete che la potenza per attuare tutto questo disegno è 10 elevato a 35, ma voi lo vedrete in senso inverso, perché siete perennemente a risalire questo fiume e quindi non lo vedrete come 10 elevato a 35, ma come il suo inverso, 10 elevato a meno 35. E quindi avrete la lettura della quantità di 66 per 10 alla meno 35 joule per secondo. Ma l'insieme è sempre trinitario. Grazie a questo il giorno sono i 7 che sono complementari al 3. In tutta la mia Bibbia io organizzerò sempre 3 padri. Saranno Abramo, Isacco e Giacobbe. È questa Trinità il vostro padre, cari ebrei. Ed è un Dio trinitario. Non c'è solo Giacobbe. C'è Giacobbe in relazione a chi doveva essere ucciso e a suo padre. E chi doveva essere ucciso, figura di Isacco, è figura del figlio di Dio. Quel figlio di Dio, Gesù, che essendo ucciso dal terzo chiamato Israele, mentre il popolo di Dio, Israele, uccide il figlio, uccide suo padre, uccide quell'Isacco che doveva essere ucciso. Ma mentre a voi tutto ciò sembrerà terribile, sembrerà una uccisione, per cui i cristiani saranno tentati di fare lotta agli ebrei per avere ucciso, questa uccisione che a voi sembra la distruzione della vita è l'origine della vita. Perché voi state vedendo in senso inverso e vedete la fine della vita nella morte, ma quella è la vera origine della vita. Il fatto che voi incontrate la morte mangiando la mela è proprio perché, vedendo qualcosa che nasce da quella morte, dalla polvere del sepolcro, e viaggia eternamente verso Dio, per essere Dio, voi questo percorso che è di assoluta salvezza dalla morte verso la vita eterna, avendo deciso di mangiare la mela, lo vedrete nel senso inverso e vedrete una quantità enorme di azioni malefiche, frutto solo dell'aver attribuito male a un disegno di Dio mio che contiene solo bene, perché sono solo condizioni ideali che rientrano in me come un puro disegno. Siete voi che lo fate realmente, perché io non ho disegnato la morte del mio figlio Gesù. Siete voi che attribuite a me Dio e attribuirete a me Dio la cattiveria di avere ucciso mio figlio. Quando mai anche la vita di Gesù è nata dalla sua morte in croce? E io lo schiodo da quella croce nel mio disegno, proprio come lo sfottò che è scritto nella Bibbia a Gesù morente. Se è vero che sei figlio di Dio, digli di farti scendere da quella croce. È quello che accade. Il figlio Gesù, anche lui, nasce dalla sua morte ed è schiodato da quella croce, come ciascuno di voi che nasce nel momento della morte e ritorna bambino, annullando per merito mio
tutte quelle opere malefiche che voi avete creduto esistenti per avere mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, laddove il disegno era puro, era ideale, e voi avete voluto farlo realmente e facendolo nel senso esattamente inverso a quello che io ho voluto che rientrasse in me, lo avete reso voi così terribile come la costruzione di Dio. Ma vedete, io vi chiedo nel primo di questi miei interventi anche perdono, se avendovi messo in condizione di opporvi a me, vi ho dato modo di fare questo che io disfo, incontrando quella sofferenza, quel dolore, quella incapacità che spesso assume toni terribili. Io ho voluto che a voi accadesse e devo chiedervi perdono, come un padre chiede perdono a un figlio, un padre e non una madre, un padre che è un po' più distaccato dalla sua opera e che, vedendo che ogni figlio deve vincere la sua lotta avendone apparente merito, è sobbarcato da un compito che deve compiere, per quanto doloroso e straziante possa essere. Sì, questa è una mia responsabilità. Io ho voluto che alcune condizioni umane vissute nell'idea fattiva andassero incontro al massimo strazio possibile, alla massima sofferenza possibile, perché io ho voluto che esistesse il massimo dolore possibile. Io ho voluto che esistessero, fatte da voi, perché mentre a voi sembra una partenza disgraziata, tutto va da meno uno a più uno, come il senso del meno infinito a più infinito. Chi ha nella sua esperienza quella condizione la più triste che esista, da partire dal punto più basso che esista, certo che è sfavorito, ma nel mio disegno è il più favorito, perché è chi farà la risalita più grande, partendo da meno infinito fino a più infinito. E io ho la coscienza a posto, perché mentre costui per una vita, un piccolo tratto di tempo, che è la vostra vita, avrà tutto questo negativo terribile, straziante, avrà per l'eternità tutto il premio per avere dovuto patire questa straziante cosa per una piccola vita. Tutto il beneficio lo avrà su tutta la vita. E quando ciò accadrà, vi renderete conto tutti quanti che coloro che voi avete giudicato il segno del massimo disprezzo da parte di Dio, che come fa a immaginare delle condizioni così terribili? Come fa a esserci un Dio che voglia che esista una cosa così terribile? Capirete che questo carico così pesante dato a un uomo, Dio lo ha dato a se stesso. Perché Dio è l'unico che esiste. Essendo Dio l'unico che esiste, la vostra vita è relativa a Dio che si mette nei vostri panni.
quello che patite voi lo sta patendo Dio in ciascuno di voi. È Lui la vostra essenza profonda di voi figli, perché figlio, padre e nonno sono nella stessa unità e trinità, come figlio, madre e padre. Siete un tutt'uno, di conseguenza non c'è uno che è dissociato ed è abbandonato da tutto il disegno, perché sta partecipando a tutto il disegno. E se gli è dato pochissimo, quanto meno riceve in una vita piccolissima, tanto più avrà, e per l'eternità. Sarà allora che vi accorgerete che c'è un equilibrio tra quella realtà della vita unica che avete immaginato e quella vita che invece io ho voluto eterna, come una eterna ricompensa a chi ha avuto quella apparente sciagura, che poi non sono altro che io. Perché io sono chi sono, chiunque sia, sono io. Io sono Yahweh. Io sono chi? Il totale di ciò che esiste, chiunque sia, sono io. E di conseguenza tutto ciò che accade a voi accade veramente a me. Il vostro compito sarebbe di accorgervi che siete una sola cosa con me e che costate a me quello che sembra che costi a voi. E quindi, quando accuserete Dio dicendo come ha potuto creare un uomo così disgraziato, dovrete dire come ha fatto Dio ad amarci al punto da voler essere un uomo così disgraziato. Come ha potuto l'infinito assumere volontariamente una cosa così terribile perché esistesse poi il bene relativo di una possibile conquista concessa a tutti?